Buonasera, allora vediamo insieme che tra poco nel telegiornale parleremo inevitabilmente di politica. Berlusconi si è presentato alla Camera, verifica in quel ramo del Parlamento che come sappiamo è molto più contrastato tra maggioranza e opposizione, e si sono viste in effetti scene inattese, intanto perché c'è stato perfino un siparietto che documenteremo tra lo stesso Premier e Di Pietro, e poi perché proprio Di Pietro è stato uno dei protagonisti con una sfida aperta a Bersani. La vogliamo costruire questa alternativa? Quando è che mi convochi, e tu che sei il leader del partito più grande, a una riunione per cominciare a costruirla? Ma come vedremo, ovviamente il dialogo tra maggioranza e opposizione è stato un dialogo tra sordi. Ad esempio Casini ha accusato Berlusconi proprio nel giorno in cui si aprono gli esami di maturità di presentarsi come se fosse il primo giorno di scuola, invece sono già passati 3 anni e il sottinteso è: non hai fatto assolutamente niente, soltanto parole. Questo è stato un po' il clima. Oh, già che ci siamo, ho citato gli esami di maturità. Questa sera ci sono due cose che non troverete: il solito servizio su i giovani che vanno all'esame di maturità o i ricordi di quelli che sono stati giovani, di come ancora pensano al loro esame di maturità, e neanche non troverete, quindi se siete interessati a questo avete molti altri telegiornali alla vostra portata, al divorzio, si fa per dire, alla separazione tra Clooney e la Canalis. Parleremo invece della maretta della Lega, degli incidenti che ci sono stati davanti a Montecitorio, protagonisti Cobas della scuola con le forze dell'ordine. Parleremo dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, ovvero l'organizzazione guidata da Bisignani. Proprio oggi, fra l'altro, alla Camera, Papa, di cui c'è la richiesta d'arresto da parte dei magistrati di Napoli, ha conversato a lungo proprio con il Premier, ma vedremo alcune carte dell'inchiesta che riguardano proprio Bisignani. Ma vedremo anche che ci sono altri fatti importanti, perché c'è un'inchiesta della Procura di Milano che riguarda grandissime tangenti in Iraq, roba di petrolio, che coinvolgono anche le società italiane, e vedremo come tra l'altro è arrivata dal Brasile la notizia che non solo, e questo lo sapevamo già, non c'è stato estradato Cesare Battisti, ma il terrorista che dovrebbe scontare l'ergastolo qui in Italia ha ottenuto il certificato di permanenza. Insomma, se ne può stare tranquillamente in attesa addirittura di ricevere la cittadinanza brasiliana là in quel paese dove tanti vorrebbero andare in vacanza. Insomma, per noi una beffa ulteriore. Si parla di clamorose ritorsioni da parte italiana, tra cui la non partecipazione ai mondiali militari. Beh, questo è un po' tutto, ma ci sono tanti altri fatti. Vediamo insieme i titoli. Dopo il Senato, la Camera e il Quirinale. Silvio Berlusconi parla all'Aula di Montecitorio per la verifica di governo voluta dal Capo dello Stato. I contenuti non cambiano, siamo gli unici in grado di governare. Poi riferisce a Napolitano. Non cambiano nemmeno le reazioni dell'opposizione. Alle spalle solo 3 anni di chiacchiere. Un inedito Di Pietro. Prima parla con il Premier in toni scherzosi, poi si rivolge a Bersani durante il suo discorso per dare una sferzata all'opposizione. Dobbiamo incontrarci, stare uniti, costruire l'alternativa. Se non siamo in grado di farlo, non possiamo criminalizzare il Premier. La Lega conferma Reguzzoni capogruppo alla Camera, ma il clima del Carroccio non è sereno. E mentre è in corso la verifica, fuori dalla Camera prende corpo la protesta dei precari della scuola. Tensione e scontri con la polizia, con lanci di petardi, uova e anche libri. Secondo i sindacalisti erano presenti degli infiltrati. Rinviata la discussione sulla richiesta d'arresto per il deputato del PDL Alfonso Papa, implicato nelle vicende della cosiddetta P4. La giunta per le autorizzazioni la fa slittare la prossima settimana. Mentre Papa va a colloquio con Berlusconi, e dai verbali dell'inchiesta sembrano non finire mai gli affari di Bisignani. Dalla Procura di Milano l'inchiesta che riguarda presunte tangenti pagati per partecipare a appalti per i lavori di giacimenti petroliferi in Iraq e Kuwait. Indagate anche come società Eni e Saipem, accusati di corruzione internazionale, 2 dirigenti delle società e 3 intermediari. Da poche ore Cesare Battisti è un cittadino libero di circolare in Brasile. Gli è stato concesso il visto di soggiorno permanente grazie a un contratto di lavoro con una casa editrice che pubblicherà i suoi nuovi romanzi. Sberla ancora all'Italia.
Buonasera, allora era un giorno politico di quelli segnati in rosso, come succede per le partenze, per le vacanze. Ed è vero che la politica comincia a dare un'occhiata al calendario anche per la pausa, ma la situazione resta tutt'altro che tranquillizzata. Oggi, ancora una volta, è andato in scena a Montecitorio il dialogo tra sordi, tra il Premier e i suoi avversari. La coalizione di centrodestra, infatti, per la prima volta da quando un gruppo di deputati eletti nel PDL è passato all'opposizione, ha raggiunto quota 317, superando così la soglia dei 316 voti che rappresenta la maggioranza assoluta della Camera. Questo significa che la maggioranza c'è, che è forte e coesa. Silvio Berlusconi replica alla Camera il discorso del Senato e dall'analisi comparata risulta un'unica differenza, un numero, 317, la maggioranza ottenuta ieri nel voto di fiducia sul decreto sviluppo. Per il resto si tratta di una differente interpretazione oratoria, il cui senso politico è invariato. Andremo avanti fino al 2013. La caduta del governo sarebbe una sciagura perché l'alternativa non c'è, l'opposizione è divisa, non ha un leader e l'economia è un'emergenza. Identica la lista delle promesse di Berlusconi, riforma fiscale nei tempi lunghissimi della legge delega, rigore obbligato per i conti, piano per il sud, riforma della giustizia e delle istituzioni. Identiche anche le risposte alla Lega, ovvero nemmeno una parola sui ministeri al nord, nessun impegno per far terminare in anticipo la missione in Libia. Oggi come ieri, meglio tenere buoni gli interlocutori più forti e pericolosi, il capo dello Stato e Giulio Tremonti, che oggi, a differenza di ieri, è in aula e distribuisce osservazioni scritte al collega Romani. Proprio come Bossi, ieri assente, oggi seduto accanto al Premier. Berlusconi, che non gli ha concesso nulla, si spertica però in dichiarazioni di amicizia. Hanno provato in tutti i modi a dividerci, ma non ci sono riusciti e non ci riusciranno in futuro. Insieme completeremo anche il federalismo istituzionale, dando ai territori la giusta dose di autonomia decisionale. Bacio, bacio, grida l'opposizione, perché se una differenza c'è tra l'aula del Senato e quella della Camera è nell'interazione con il Presidente del Consiglio. A Montecitorio sono più forti gli applausi del centrodestra, più sarcastico e vociante il centrosinistra, specie quando Berlusconi dichiara che farà un passo indietro non appena avrà costruito un PDL forte e che stare a Palazzo Chigi è un sacrificio. Gelida più di ieri anche la Lega. Bello il discorso, ma aspettiamo i fatti, commenta Umberto Bossi, anche se dal punto di vista del Premier il fatto che si definiscano belle le parole è già prova della debolezza dell'alleato. Certo Maroni ha disertato l'aula, si è laureata mia figlia, spiega, ma Berlusconi confida ancora nella leadership del senatore. La Lega si becca la smentita alle richieste di Pontida, osserva Rosi Bindi, ma il fatto è che la verifica è già alle spalle e la maggioranza pensa ad altro. Tremonti ha la manovra da 40 miliardi che vuole presentare tutta insieme il 28 giugno, senza lasciare spazio alla trattativa con i colleghi. Se potesse, in 9 minuti come la prima di questa legislatura. Nell'attesa, mezzo PDL affila le armi per il Consiglio nazionale del 1 luglio, quello che dovrà ratificare la nomina di Alfano segretario. Per la prima volta le correnti si vedranno, scommette una parlamentare. L'altra metà del partito invece pensa al Toto Guardasigilli. In corsa Anna Maria Bernini e il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Donato Bruno. Questi i pensieri dominanti del partito del Premier, mentre Berlusconi sale al Quirinale. Durato 40 minuti l'incontro tra il presidente Napolitano e il premier Berlusconi, che è uscito senza ovviamente rilasciare dichiarazioni, ma la giornata è vissuta molto nel fronte delle opposizioni sulla figura di Antonio Di Pietro, raggiunto per un inedito siparietto dal suo arcinemico Berlusconi e poi sferzante lui Di Pietro nel suo intervento in aula proprio con Bersani. Il fuori programma va in scena pochi minuti prima che inizino le dichiarazioni di voto in diretta TV. Berlusconi punta deciso su Antonio Di Pietro, che sta telefonando, si siede accanto a lui al tavolo dei relatori. È il faccia a faccia che non ti aspetti tra il cavaliere e il suo antagonista per antonomasia. Immagine storica che più di uno in aula si affretta a immortalare con il telefonino. Quadro in fondo in linea con il nuovo corso annunciato da Di Pietro, deciso a uscire dal cliché di campione anti-berlusconiano, a sganciarsi dalla traiettoria politica del Premier, a presentarsi in versione light come forza di governo.
Ha scherzato, Berlusconi ha detto di volermi spiare al telefono, visto che tutti ascoltano le sue conversazioni. Ha detto che il suo governo fa bene all'Italia, spiegherà poi Di Pietro. Io gli ho detto di lasciare per il bene di tutti. Un siparietto condito pure da qualche sorriso, ma i toni soft, il leader dell'IDV, li smette poco dopo, quando si accendono le luci della diretta. Sfida sì Berlusconi a non fare le leggi ad personam e a governare nell'interesse del paese, ma le parole più dure le ha per l'opposizione e per il PD. Voi cosa offrite in alternativa? Bene, io lo devo dire qui davanti a tutti pubblicamente. Non lo so perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione. Non lo so. E qui lo chiedo pubblicamente, al paese, davanti al paese lo chiedo. Cioè, se c'è un partito di maggioranza relativa, ha il dovere oggi di convocarci per vedere che cosa vuole fare. Non può aspettare ancora un minuto. Berlusconi annuisce mentre Di Pietro descrive un'opposizione ancora divisa, mette in guardia dagli affabulatori che potrebbero ambire alle primarie alla leadership della coalizione. L'irritazione tra i banchi del PD è palpabile. Qualcuno grida: ti sei messo d'accordo con il Cavaliere, alludendo all'inattesa chiacchierata di pochi minuti prima. In transatlantico i deputati democratici scattano increduli verso i monitor che diffondono il discorso dell'ex PM. Bersani in aula non risponde a Di Pietro, attacca la maggioranza. La maggioranza non è quella uscita dalle elezioni. Qui c'è un nuovo governo Berlusconi, Bossi, Scilipotti, di cui Scilipotti ha, diciamo, la golden share. Siamo al ribaltone, siamo a quello che lei definì ribaltone o ribaltino, siamo al teatrino, al bagaglino. Voi campate non sul premio di maggioranza, ma sul premio di transumanza. Ma a chiarire quale sia lo stato dell'arte nel centrosinistra è forse un piccolo racconto da transatlantico. In corridoio Bersani incrocia l'UDC Volonté e gli dice: ieri ho visto l'amico Pierre, cioè Casini, si lamentava perché ha la pressione troppo bassa, io ce l'ho troppo alta, pensa che pressione ideale potremmo avere insieme al governo. Insomma, lavoro in corso. E la Lega, si è parlato tanto in queste ultime 48 ore del mal di pancia del dopo Pontida, non tutta unita dietro a Bossi. In realtà questa sera Reguzzoni è stato confermato per acclamazione capogruppo dei deputati del Carroccio. La Lega è unita attorno a Umberto Bossi, attorno al popolo di Pontida e alle cose da fare. Mi vede nervoso? Non credo, no. Assolutamente no, c'è assoluta sintonia perché sappiamo... Alla fine, poco fa, la riunione dei deputati del Carroccio conferma Marco Reguzzoni capogruppo. Per acclamazione, niente voto, come avevano invece annunciato tutti a partire da Bossi ieri e stamattina. Rielezione comunque a termine, fino a dicembre. Sarebbe stata una procedura assolutamente inedita quella della Conta nel partito più monarchico della Seconda Repubblica. Alla fine sarà Bossi a decidere, aveva subito frenato lo stesso Reguzzoni, che ripete anche oggi il refrain di sempre. Invenzioni, balle o, come ha detto Rosimauro, tutte nefandezze quelle che scrivono i giornali sulla Lega divisa, sulla guerra non più sotterranea tra i maroniani e il cosiddetto cerchio magico di Bossi, Mauro, Reguzzoni, Bricolo. Quelli che protessero il capo con un cordone sanitario durante la malattia, poi passate all'incasso, capigruppo e vicepresidente del Senato. In seguito, fuori dalla Camera, Maroni tace. In transatlantico parla dei suoi progetti contro i tifosi ultra di qui al 2013, ammesso che il governo duri. Sulla scelta dei capigruppo mi affido alla saggezza della Lega o di Bossi, gli chiedono. Di Bossi e della Lega, risponde il ministro, evitando di assimilare due soggetti come da sempre in uso nel Carroccio. E tra i peones in cravatta verde d'ordinanza si scommetteva che questa volta Maroni avrebbe avuto partita vinta. Niente da fare, la Conta è rinviata, così come l'annunciata eventuale contromossa di Bossi per tenere a freno il suo colonnello più scalpitante, la promozione di Reguzzoni al posto di Giorgetti al ruolo chiave di segretario lombardo. In questo caso mi dimetto dalla Lega, avrebbe minacciato Maroni, e forse a quel punto è scattato il compromesso. Ma comunque si rigiri, dopo Pontida ha segnato una marcia indietro della Lega sui ministeri e non solo. Quel secessione urlato sul pratone era ispirato dai maroniani, si mormora, e il titolare del Viminale, dopo che un Bossi più filo governativo aveva parlato, conclude dal palco urlando non solo Padania libera ma anche indipendente. Un segnale che il ministro si fa interprete dei malesseri anti-berlusconiani della base e dei sindaci. Staremo a vedere se davvero è così, se davvero esiste una
dialettica sopita e nascosta all'interno della Lega. Quel che è sicuro è che le tensioni sono altre e si sono viste fuori da Montecitorio mentre alla Camera si discuteva di politica. Mentre nell'aula di Montecitorio il presidente del Consiglio legge le sue comunicazioni, fuori sulla piazza un petardo verde accende la protesta dei precari. Da qualche giorno davanti alla Camera, dietro le transenne dell'obelisco, c'è un sit-in dei Covas, precari della pubblica amministrazione, che protestano contro i tagli. Una manifestazione scattata dopo l'esternazione di Brunetta, l'ormai famoso "siete l'Italia peggiore". Qualcuno dorme in tenda davanti al palazzo della Camera e c'è chi ha cominciato uno sciopero della fame. Non sono in molti, un presidio di 150-200 persone. Dopo il petardo la tensione sale, urla e slogan, si chiedono le dimissioni del governo. Al di là delle transenne, polizia e carabinieri si preparano in assetto antisommossa. Dai manifestanti parte di tutto, un lancio fitto di arance, uova e pomodori. Cominciano a volare anche libri, i libri della protesta della scuola. Da dietro l'angolo la polizia si muove di qualche passo, fronteggia i dimostranti, qualche corpo a corpo, un accenno di carica. Tra i manifestanti c'è chi invita alla calma, si cerca di abbassare i toni. Per fortuna la bagarre dura poco, prevale il dialogo con le forze dell'ordine, le scintille si smorzano, la tensione si abbassa. Il presidente del Consiglio dentro termina le sue comunicazioni ignaro di quanto sta accadendo in piazza. Gli autori dell'incursione vengono fatti allontanare, il sit-in rimane. Sindacati di base e precari prendono le distanze dagli episodi di violenza. A provocare le forze dell'ordine, dicono, sarebbero stati alcuni infiltrati estremisti dei centri sociali romani. Pochi facinorosi hanno rovinato quello che voleva essere l'inizio di un confronto politico, commenta deluso un maestro elementare. Alla fine sui sanpietrini rimangono i libri scompaginati, pirandello, tasso e i resti del lancio di uova davanti a Montecitorio. Ma dentro la Camera c'è chi aspetta qualcosa che arriva dal di fuori, una richiesta d'arresto che deve essere discussa. È quel Papa, deputato del PDL, di cui la Procura di Napoli ha chiesto appunto la custodia per l'affare della cosiddetta P4. Fate finta di niente. La Giunta rinvia la discussione, lui si fa riprendere in aula a colloquio con il Premier. Alla Camera sbarca il caso Alfonso Papa, il deputato del PDL coinvolto nell'inchiesta sulla rete del faccendiere Bisignani, la cosiddetta P4. Ma la Giunta per le autorizzazioni, che stamattina doveva discutere la richiesta di arresto nei suoi confronti, ha deciso di rinviare il dibattito la prossima settimana. Motivo? La necessità di approfondire il caso, chiedendo al GIP di Napoli il testo della richiesta di custodia cautelare. Una scelta della maggioranza duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di perdita di tempo, di scandalosa forzatura, visto che la Giunta ha già a disposizione l'ordinanza del GIP. Dal PDL l'avvocato Maurizio Paniz parla invece di evidente fumus persecutionis da parte dei magistrati napoletani nei confronti del collega di partito Papa, il quale poi in aula durante il dibattito sulla verifica trova il modo di colloquiare con Berlusconi. Il rinvio della discussione del suo caso arriva mentre l'onda d'urto dello scandalo scuote il palazzo, con le nuove rivelazioni che portano ulteriori veleni in una scena politica già instabile. Siamo in una palude maleodorante, all'ombra dell'imperatore c'è spazio per il fiorire di logge e loggette, cricche e cricchette, cordate e cordatine, attacca il leader PD Bersani. Quello dell'Italia dei Valori di Pietro chiede una commissione d'inchiesta come avvenne 30 anni fa per la P2. Uno spaccato verminoso delle classi dirigenti italiane, aggiunge il leader di Sinistra Ecologia e Libertà Vendola. C'è bisogno di una bonifica radicale. Dall'altra parte si cerca di porre un freno alla valanga di intercettazioni contenute nelle oltre 16.000 carte dell'inchiesta napoletana. L'allarme è stato lanciato dallo stesso Berlusconi. Il caso P4 è solo un tentativo di rovesciare fango sulle istituzioni. Bisogna intervenire, avrebbe detto parlando con alcuni suoi deputati. Bloccare lo stilicidio mediatico, questo è l'obiettivo del PDL, che vorrebbe rispolverare il testo delle intercettazioni da tempo fermo in Commissione Giustizia alla Camera e dargli una corsia preferenziale. Perché la convinzione di molti è che mettere una sordina alle tante relazioni del faccendiere possa essere un obiettivo trasversale. E già, ma si continua a cercare di sapere che cosa c'è in quell'immensa serie di carte che contraddistinguono l'inchiesta di Napoli. 7 faldoni, 16.000 pagine di documenti. Abbiamo cominciato a leggerle.
Una storia che parte da molto lontano, quella di Luigi Bisignani, e lui stesso a raccontarsi ai magistrati di Napoli. Il padre è dirigente della Pirelli, personaggio in vista che gli lascia molte relazioni, prima tra tutte quella con Giulio Andreotti. Il suo inizio come cronista dell'Ansa, poi il Ministero del Tesoro, nell'ufficio stampa dove incontra tanta gente importante. Ed è proprio come giornalista che Bisignani conosce Licio Gelli. Ai PM dice di non aver mai messo piede in una loggia, ma dice anche: non sapevo di essere iscritto alla P2. La conoscenza con Berlusconi Bisignani la fa risalire a quando il premier non era neppure cavaliere del lavoro. Ma che Bisignani sia persona conosciuta da tutti emerge da ogni riga dei verbali. Tutti lo confermano. Parla Rinaldo Arpisella, ex portavoce di Emma Marcegaglia. Bisignani ha un ruolo di grande influenza in diversi apparati istituzionali dello Stato, conferma Lorenzo Borgogni, potente uomo delle relazioni esterne di Finmeccanica. Ha le mani in pasta in molte cose, sostiene. Grande influenza sull'ENI. Credo, dice Borgogni, che il suo grande potere scaturisca dal forte legame con Gianni Letta. Le risulta che Bisignani sia massone, chiedono i PM a Borgogni. Negli ambienti romani è noto che Bisignani lo sia, risponde. Come sono notoriamente massone anche l'imprenditore armatore Manfredi Lefebvre Dovidio e Giancarlo Elia Valori, manager passato per Autostrade e Unioni Industriali. 15.000 pagine di intercettazioni, 7 enormi faldoni, testimonianze, riscontri, dalle quali emerge quanto Bisignani sia al centro di una rete fatta di potere, tanto da determinare ogni passo della carriera politica di Daniela Santanchè. È stato Bisignani a spingerla prima nelle file della destra, un errore ammette, poi verso il PDL. Bisignani aiuta la Santanchè a superare il veto di Fini per ottenere un incarico di governo decisivo, chiarisce l'intervento di Italo Bocchino. Sempre pronto Bisignani anche a consigliare l'ex direttore generale della RAI, Mauro Masi, che aspirava da sempre a fare il direttore della RAI. Bisignani parlò anche con Berlusconi di questa aspirazione, a suo dire sbagliata, perché Masi non avrebbe il carattere adatto. Il faccendiere gli consigliò di andare via dalla RAI, soprattutto perché il consiglio di amministrazione non accettava di cacciare il conduttore Michele Santoro. Lui, però, racconta Bisignani ai magistrati, non mi ha mai dato retta. E quindi avete sentito, si parla dello Stato, del governo e anche di grandi, grandissime imprese del nostro paese in questa inchiesta. Imprese, ben inteso, che fino a prova del contrario non hanno nulla da rimproverarsi e nulla di cui rendere conto per questa vicenda. Ma ce n'è un'altra, aperta dalla Procura di Milano, che rischia però di essere più pericolosa. Si parla di petrolio, si parla di Iraq. Sull'ENI si abbatte la prima grande inchiesta dell'era. Paolo Scaroni, da 6 anni amministratore delegato dell'azienda, peraltro non coinvolto nell'indagine scattata dalla Procura di Milano. Ed il cane a 6 zampe si difende, sospendendo cautelativamente i dipendenti coinvolti. Siamo parte lesa dai comportamenti contestati, dicono in una nota ENI e Saipem, società del gruppo specializzata nella realizzazione delle infrastrutture per la ricerca petrolifera. La Procura di Milano ha accusato il quinto colosso petrolifero al mondo di corruzione internazionale. Alcuni suoi dirigenti avrebbero accettato denaro da grandi aziende ingegneristiche italiane che, pagando tangenti all'ENI, si sarebbero aggiudicate appalti per l'estrazione del petrolio nei giacimenti iracheni e del Kuwait. La Procura di Milano ha aperto l'indagine sulla base della legge 231, legge introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento 10 anni fa e che riguarda la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dirigenti nell'interesse o a vantaggio aziendale. ENI e Saipem fanno sapere che i dirigenti sospesi in via cautelativa sono stati definiti anche negli atti della Procura milanese come dipendenti infedeli del gruppo ENI. Scontato a questo punto che il gruppo annunci di mettere in campo tutte le iniziative a tutela dei propri interessi e della propria immagine. ENI e Saipem sono indagate in quanto società come persone giuridiche, mentre a 5 dipendenti è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione internazionale. Tra loro ci sono il vicepresidente di Saipem S.P.A. Nerio Capanna ed il capo del progetto Zubair per ENI, Diego Braghi. Per Fabio De Pasquale, il PM che ieri ha portato i militari della Guardia di Finanza ad effettuare perquisizioni in varie parti d'Italia, dalle indagini è emersa l'esistenza di un gruppo affaristico, appunto quello dei 5 indagati, che operava attraverso società di comodo costituite all'estero, conti bancari in Svizzera e Regno Unito, usando canali interni al gruppo ENI per influire illecitamente nell'aggiudicazione di gare all'estero, in cui sono coinvolte come stazione appaltante società del cane a 6 zampe.
È doveroso ricordare che questa clamorosa inchiesta è stata portata a conoscenza dell'opinione pubblica da un articolo questa mattina del Corriere della Sera. Ma si sa, il petrolio muove molti interessi nazionali, sovranazionali a volte. Sono in tanti a ritenere che anche dietro a quella specie di guerra civile che si sta svolgendo in Libia ci sia anche l'attenzione internazionale per il controllo dei pozzi petroliferi. Sta di fatto che oggi, appena forse malaccortamente, il nostro ministro degli esteri ha parlato di stop parziale alle ostilità per permettere dei corridoi umanitari, in molti hanno subito gridato no. Accanto al cessate il fuoco, che è evidentemente la prima tappa del negoziato politico, sia fondamentale una cessazione umanitaria delle azioni armate per consentire corridoi umanitari immediati. Così stamattina il ministro Franco Frattini, parlando davanti alle commissioni esteri riunite di Camera e Senato. Più tardi, all'uscita dalle commissioni, il capo della Farnesina, incontrando i giornalisti, ha precisato: se da Unione Africana, Unione Europea, Lega Araba e ONU giungesse un appello per la sospensione immediata delle ostilità per consentire la creazione di un corridoio umanitario, l'Italia lo appoggerebbe. Nel frattempo però le dichiarazioni del ministro degli esteri arrivano alle cancellerie francesi, britanniche e alla NATO e le risposte sono secche. Siamo contrari, afferma Parigi, a qualsiasi interruzione della campagna militare. Da Londra la risposta è ancora più dura: nessuna sospensione, semmai bisogna intensificare le operazioni militari. Poi indirettamente arriva anche la risposta del segretario generale della NATO, Rasmussen, che sul sito dell'Alleanza Atlantica afferma: continueremo le operazioni militari per evitare che un altro ingente numero di civili perda la vita. Alla fine deve intervenire il portavoce della Farnesina, Maurizio Massari, che detta alle agenzie: siamo pienamente impegnati e determinati a portare fino in fondo la missione NATO. Quella dell'interruzione della missione per motivi umanitari era una mera ipotesi di lavoro. Intanto in Libia si continua a combattere, i ribelli sono a circa 80 chilometri da Tripoli e proprio nella capitale oggi si sono svolti i funerali delle vittime dell'ultimo bombardamento della NATO, un raid che ha provocato la morte di 19 persone e fra queste di almeno 9 bambini. E proprio sugli errori nei bombardamenti oggi Frattini aveva affermato: ribadire una nostra chiara e precisa raccomandazione sulla drammatica vicenda di errori che colpiscono civili. È giusto che ricordiamo che Marco Pannella è in sciopero della fame e da 48 ore anche della sete per protestare contro il sovrappopolamento delle carceri italiane. Ha ricevuto ieri una telefonata di fine e oggi la visita del ministro della giustizia Alfano. Il tema del sovrappopolamento delle carceri è sicuramente purtroppo una piaga permanente del nostro sistema carcerario. Eppure c'è chi fa notizia perché nelle nostre carceri non ci arriverà mai, anzi. Adesso Cesare Battisti può considerarsi davvero un cittadino libero, libero di circolare per il Brasile, libero di scrivere i suoi nuovi racconti, libero di gettarsi alle spalle i 4 anni e 3 mesi nel carcere di Papuda, nel timore di essere estradato. Niente in confronto all'ergastolo che avrebbe dovuto scontare in Italia per aver partecipato a vario titolo a 4 omicidi alla fine degli anni 70, quando era uno dei leader dei proletari armati per il comunismo. Il Consiglio Nazionale di Immigrazione, una sezione del Ministero del Lavoro, gli ha concesso 2 ore fa il visto permanente, a larga maggioranza, 14 voti a favore, 2 contrari e un'astensione in appena 3 ore tra esame della domanda e discussione. Battisti da oggi è dunque un cittadino italiano che può vivere da brasiliano, grazie a un escamotage, il contratto di lavoro con la casa editrice Martins Fontes. È l'ennesima conferma, se mai ci fossero ancora dubbi, che sulla vicenda legata all'ex leader dei PAC c'è stata una decisione politica e non giuridica. L'8 giugno scorso, al termine di una lunga battaglia legale che è arrivata a raffreddare la diplomazia tra Italia e Brasile e a creare un conflitto istituzionale tra i poteri nel paese del presidente Dilma Rousseff, il Supremo Tribunale Federale ha negato definitivamente l'estradizione, restituendo la libertà a Cesare Battisti. Un'estradizione concessa appena 2 anni prima, privando Battisti dello status di rifugiato politico, ottenuto nonostante la condanna a 2 anni perché in possesso di documenti falsi.
Il tribunale affidò l'ultima parola a Lula, che, lo ricordiamo, si espresse per la permanenza di Battisti il 31 dicembre, nell'ultimo giorno del suo mandato. Ma ciò che più ha offeso il governo italiano è la motivazione della Corte. Battisti non doveva essere riconsegnato, perché in Italia sussistono serie possibilità di persecuzione a causa delle sue opinioni. Da ieri sera è in corso un attacco informatico contro siti ufficiali del governo, del Parlamento e del partito del Premier. Un attacco informatico di hacker che hanno dato un titolo inequivocabile alla loro azione, Operation Italy Bunga Bunga. È una protesta mirata evidentemente contro Berlusconi, che ha messo fuori uso, almeno provvisoriamente, i siti www.pdl.it, www.governoberlusconi.it, forzasilvio.it e altri. Tra poco si parla del caso Bisignani P4 a 8:30 con Lilli Gruber, e ci sono due giornalisti di vaglia, Maurizio Belpietro, direttore di Libero, e Giovanni Valentini di Repubblica. Ci fermiamo. Ultima notizia, entro 24-36 ore, con le temperature che stanno continuando a crescere, non sarà rimossa la spazzatura dalle strade di Napoli, credo si possano creare gli estremi per la chiusura degli esercizi commerciali, dei ristoranti, delle rivendite alimentari e addirittura, ritengo, sia messa in pericolo l'abitabilità di alcuni quartieri della città e di alcuni comuni della provincia. Lo ha detto all'ANSA la professoressa Triassi, che è la docente di igiene dell'Università di Napoli e direttore del Dipartimento di Igiene Ospedaliera. Situazione ormai sembra fuori controllo. Ci fermiamo, linea a 8:30. Buonasera, domani.